Canto 22. Già l'angelo della quinta cornice era rimasto dietro a noi, quell'angelo che ci aveva indirizzati al sesto girone dopo aver cancellata dalla mia fronte un'altra P, la quinta, e quella creatura celeste aveva ripetuto il versetto della beatitudine, definendo i beati quelli che rivolgono i loro desideri alla giustizia, e le sue parole finirono il canto con Situnt, ossia, beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché essi saranno saziati, senza aggiungere altro. Ed io camminavo più leggero che nei passaggi precedenti, così che riuscivo a seguire senza alcuna fatica le due anime, Virgilio e Stazio, che salivano rapide la scala, quando Virgilio riprese a dire: «Un amore che ha origine da virtù suscita sempre amore, e cioè è ricambiato, purché la sua fiamma si manifesti esteriormente. Per questa ragione, dal momento che discese nel limbo tra noi il poeta giovenale, il quale mi manifestò la tua devozione nei miei confronti, nacque in me l'affettuosa simpatia verso di te. E mai tanta simpatia si manifestò verso una persona mai vista, tanto che ora queste scale mi appariranno brevi, grazie al desiderio che io ho di stare più a lungo con te. Ma dimmi, e come amico, perdonami se son troppo indiscreto e se ti parlo troppo confidenzialmente, e sempre come amico ragiona, ormai tu con me, come poté trovare posto nel tuo animo l'avarizia, nonostante il tuo grande senno e la saggezza di cui fosti ricolmo per tuo merito e per tuo studio?» Queste parole di Virgilio prima fecero muovere Stazio ad un leggero sorriso, e dopo lui rispose: «Ogni tua parola è per me un gradito segno di affetto. In verità, spesso appaiono cose che danno ingiustamente motivo di dubitare, poiché le cause vere sono nascoste. La tua domanda mi fa credere con certezza che la tua opinione sia che io nell'altra vita sia stato avaro, forse perché mi hai visto in quella cornice tra gli avari. Sappi allora che l'avarizia fu sin troppo lontana da me, e questo eccesso è stato espiato da me come una pena durante migliaia di mesi lunari, ovvero 6.000 lunazioni pari a 5 secoli. E se non fosse successo che io potei riequilibrare il mio uso del denaro, allorché posi attenzione al passo dell'Eneide in cui tu esclami, quasi crucciato contro la natura umana: «O sacra fame dell'oro, per quale motivo non rimani nel mezzo e non rendi equilibrato l'appetito dei mortali? Ora volteresti i pesi e starei a sentire i miserabili scontri di ingiurie tra gli avari e i prodighi nel quarto cerchio dell'inferno. Allora mi resi conto che si poteva peccare spendendo troppo, scialacquando, e mi pentii tanto di quella colpa quanto degli altri peccati. Quanti saranno allora coloro che risorgeranno il giorno del giudizio coi crini mozzi, per il motivo che, ignorando che la prodigalità è un peccato, non sono in grado di pentirsene né durante la vita né in punto di morte. E sappi che qui, in questo luogo, la colpa che si contrappone al peccato commesso si cancella proprio nello stesso luogo ed insieme al peccato opposto e con la medesima pena. Perciò, se io per purificarmi sono rimasto tra quella gente che piangendo espia l'avarizia, questo mi è toccato per il peccato di prodigalità ad essa contrario.» Quando tu scrivesti la Tebaide, la crudele guerra di Eteocle e Polinice, che furono causa di doppio dolore per la madre Giocasta, quello che tu vi narri con l'assistenza della musa Clio non appare che ti facesse ancora cristiano, la fede senza la quale non bastano le opere buone. Se questo è vero, allora quale altra luce celeste, con la sua grazia o luce terrena, con i suoi insegnamenti filosofici, ti liberarono dalle tenebre del paganesimo, così che tu potesti indirizzare il tuo cammino sulle orme di Pietro? Tu per primo mi avviasti alla poesia, a bere alle fonti che scaturiscono dalle rocce del Parnaso, e tu per primo mi illuminasti ad andare verso Dio, quando tu cantasti nella Sesta Bucolica: «Ha inizio una nuova età,
ritorna la giustizia dei primi tempi umani, dell'età dell'oro, e scende dal cielo una nuova stirpe. Tu allora hai fatto come colui che cammina di notte e che porta dietro di sé la luce, per far luce agli altri. Quindi egli non giova a se stesso, perché la luce risplende dietro di lui, ma fa istruire nel cammino le persone che vengono dopo di lui. Grazie a te fui poeta, e grazie a te fui cristiano. Ma affinché tu comprenda meglio ciò che io ho appena abbozzato nel disegno, distenderò la mano a completarlo con il colore, cioè illustrerò meglio ciò che ora ho soltanto accennato. Già il mondo era del tutto compenetrato segretamente della fede cristiana, propagata dai messaggeri, cioè dagli apostoli, e la tua sentenza ora citata si armonizzava con i predicatori della nuova religione. Perciò io presi l'abitudine a frequentarli. Essi poi si vennero rivelando sempre più così santi che quando l'imperatore Domiziano cominciò a perseguitarli, ai loro pianti si unirono le lacrime della mia compassione, e finché io vissi in terra li aiutai, ed i loro santi costumi mi fecero abbandonare e disprezzare tutte le altre scuole religiose e filosofiche di cui era piena Roma. E prima che portassi a compimento i versi nei quali conduco i greci ai fiumi di Tebe, io ricevetti il battesimo. Però, per paura delle persecuzioni, fui cristiano in segreto nella mia coscienza, continuando però a lungo a mostrarmi pubblicamente pagano. Fu questo peccato di accidia che mi fece percorrere il quarto cerchio del purgatorio, girando e girando per più di 400 anni. Ed ora, tu che mi illuminasti e mi hai tolto il velo che nascondeva alla mia vista tutto quel prezioso bene rappresentato dalla fede di cui io ho parlato, mentre ci resta ancora da impiegare il tempo per la salita da percorrere, dimmi, se lo sai, dove si trovano i nostri famosi poeti Terenzio e quindi Cecilio Stazio, Plauto e Lucio Vario Rufo? Dimmi se sono dannati e in quale cerchio. Questi che tu hai nominato è Persio, ed io ed altri numerosi siamo tutti insieme con Omero, il poeta greco che le muse allattarono nel primo cerchio di quel carcere senza luce che è l'inferno, e più precisamente nel limbo. Spesso discutiamo tra noi della poesia, del monte Parnaso che ha sempre con sé le nostre nutrici, le muse, le ispiratrici nostre di tutti i poeti. Sono fra noi Euripide, Antifonte, Simonide di Ceo, Agatone e molti altri che furono coronati di alloro. Lì nel limbo si incontrano dei personaggi dei tuoi poemi, Antigone, Deifile, Argia, moglie di Polinice e la sventurata Ismene. Vi si vede Esifile, per condurre i greci assetati alla fonte Langia. Vi è poi Manto, la figlia di Tiresia, e Teti, e Deidamia, insieme alle sorelle. Tacevano ora i due poeti, già nuovamente intenti a guardarsi intorno, non essendo più impediti dall'ostacolo delle pareti della roccia entro le quali erano intagliate le scale. E già erano passate le prime 4 ore del giorno, e la quinta era al timone del carro del sole, dirigendo sempre verso l'alto l'ardente punta del timone del carro. Quindi erano passate le 10 del mattino, ma non erano ancora le 11, quando il mio duca disse: «Io ritengo opportuno che ci convenga volgere la spalla destra alla parte esterna del girone, come siamo soliti fare». Così la consuetudine di girare sempre a destra rappresentò la nostra guida, e ci incamminammo così con minor timore di sbagliare, anche per l'assenso dato da Stazio, anima eletta da Dio. Essi andavano avanti, ed io stavo dietro di loro, ed ascoltavo i loro dialoghi che mi davano insegnamenti nell'arte del poetare. Ma improvvisamente quei piacevoli ragionamenti furono interrotti dalla vista di un albero, che trovammo in mezzo alla strada, un albero carico di frutti buoni ed odorosi.
E come l'abete si restringe di ramo in ramo dal basso verso l'alto, così quell'albero al contrario si restringeva di ramo in ramo dall'alto verso il basso, come un cono capovolto, in modo che, suppongo, non vi si potesse in alcun modo salire. Dal lato sinistro, dove il nostro cammino era impedito dalla parete del monte, veniva giù un'acqua limpida e si spandeva su per le foglie. I due poeti si avvicinarono all'albero ed una voce misteriosa, grida esempi di sobrietà nel bere, di temperanza nel mangiare, dalle fronde gridò: «Avrete carestia di questo cibo!» Poi la voce disse, citando esempi di temperanza contraria ai peccati di gola: «Maria alle nozze di Cana si preoccupava che le nozze riuscissero decorose piuttosto che a soddisfare la sua sete e la sua fame, e così la sua bocca ora intercede per voi presso Dio. E le antiche romane furono temperanti, bevendo solo acqua, ed il profeta Daniele rifiutò le vivande preziose della corte di Nabucodonosor, accontentandosi di soli legumi e di acqua, ottenendo da Dio in compenso il dono della sapienza e la facoltà di interpretare i sogni e di prevedere il futuro. La prima età, che fu bella come l'oro, con la fame fece saporite le ghiande, e l'acqua di ogni ruscello sembrava simile al nettare degli dèi. Miele selvatico e cavallette furono i cibi che nutrirono Giovanni Battista nel deserto. Perciò egli è così degno di gloria e così grande, così quanto vi è rivelato nel Vangelo».